Io vorrei vedere una roba. Vorrei vedere una roba, raga. Ora è chiaro che per arrivare quindi ad accoppiarsi con Judy debba fare delle missioni secondarie e quant'altro. Cose che non ho ancora fatto tutte. Però, che comunque è una presa per il culo che... Cos'è? Alzati. Dov'è l'ultimo salvataggio? Incontra Namo. Allora, raga, io... Oddio, che ombrello è di Star Wars? Tra l'altro, guarda che ti manca un pezzo. Io... Ho soltanto un dubbio, vorrei vedere, quindi questa qui è la fine del gioco, vorrei solo vedere se c'è un finale alternativo. Perché potevamo buttare le pillole prima, quindi io andrei di nuovo lì, mi salto tutto il dialogo, vabbè voi non vedete un cazzo, vi dico soltanto quello che voglio fare, voglio ritornare lì, saltarmi tutto il dialogo e rifare un'altra scelta per vedere se il finale è diverso. Io in ogni caso... Porca puttana, mi dispiace che abbia il finale così, però. Un po' così a caso. Pensavo che non uscivamo vincenti. Invece alla fine siamo morti. Vabbè, vediamo come va, ragazzi. Vediamo direttamente lì. Ok, abbiamo preso le pillole. Abbiamo preso la pistola. E adesso seguiamo Misty sul tetto. Ok, raga, e siamo di nuovo qui. Ok, e qui ci lascia da solo con Johnny. Vediamo. Allora, la scelta che io ho fatto. Vediamo, saltiamo tutto. Scelta che io ho fatto, qua lui già, vabbè, qua l'avevamo visto, fidarsi della Rasa che è rischioso. Ecco, io qua ho fatto, potrei farla finita e basta. E poi quando voi cliccate sta roba, poi non vi dirà più di prendere le pillole che abbiamo in mano, no, ma vi dirà di gettarle. Vediamo invece se le prendiamo. Sì, solo non incazzarti. In realtà non me ne frega un cazzo. Ho la sensazione che ti pentirai di questa decisione. E quando succederà, non ci sarò io ad aiutarti. Potrebbe essere la mia ultima corsa, se non funziona. Voglio solo esserci, cosciente. Ci vediamo nel Mikoshi. Johnny. Ok, ora sono da solo. Oh! Allora continua, accettiamo l'offerta. Ma porca puttana, mi ero ammazzato, avevo finito il gioco io. Finalmente. Accetto la tua offerta. Ce n'hai messo di tempo? Intanto, Yorinobu ha fatto la sua mossa. Cosa intendi? Mio fratello ha deciso di ospitarmi nella sua residenza di North Oak. Ti ha sequestrato? Sì, i suoi uomini mi sorvegliano per la mia sicurezza. Non mi piace. E ora? Non possiamo più aspettare. Però già sono Devo cambiati i lasciare piani. questo Prima era posto. la riunione lì Se della vuoi un Rasak. aiuto per farlo. Dove sei? Da Victor, il mio bisturi, sul retro del negozietto Misty's Esoterica. Mando qualcuno a prenderti. Ti porterò sino alla residenza. Poi andremo insieme a trovare mio fratello alla Arasaka Tower. La vedo male, ma vabbè. Beh, io farei un salvataggio, raga, ma è su un altro slot. Giusto perché quella partita lì si era finita in un modo. Quest'altra ha un altro finale, quindi noi potevamo scegliere. Cioè, Dio mio, io mi sono ammazzato. Praticamente. Che bel modo di finire Cyberpunk. Tipo, ti lepi dai coglioni. Bellissimo. Beh, vediamo. Speriamo che ha una svolta. Johnny non sembrava tanto convinto, ma è vero anche che finire tutto questo bordello che abbiamo fatto, fazioni, gang, ho perso Jake, ho perso così. Sembra più in tema cercare di sopravvivere e farcela. Insieme. Se mi dici vieni dentro suona male comunque. Guarda qua come ci sono tutti i drogama, mamma mia, però comunque raga, ma dai. Guarda che vicoli, raga, guarda che vicoli. Cos'è un gatto? Oddio, Chi accarezza. abbiamo qui, eh? Lui è Mr. Brightman. Oddio. L'abbiamo trovato nella spazzatura dietro la clinica. Credo Cabedozzo. che gli manchi gel. Che bello, raga. Sono quei gatti quelli tipo senza pelo.
Ok, aspettiamo qui. Ma sbaglio o mi si è tolto il fob, raga? Secondo altri il male è il cambiamento. Ma anche quello non è vero. Cosa, mi stai leggendo ogni le carte? Ogni minuto di ogni giorno diventiamo qualcosa di nuovo. Non dobbiamo temere il cambiamento, ma solo chi potremmo diventare. La cosa più importante è conoscere la nostra strada. Ho preparato questo schema appositamente per te e Johnny. Il tuo futuro è il suo futuro, e viceversa. Vediamo. Sono pronto. Vediamo se... Cominciamo con te. Così non ci diciamo manco che ci facciamo il finale. Già ce lo dice lei come andrà a finire. Il matto. Siamo pazzi, completamente pazzi. Cerchiamo di capire bene cosa significa. Siamo pazzi. Il matto simboleggia l'inizio di un viaggio, l'annuncio di qualcosa di nuovo. È il fanciullo interiore, curioso verso il mondo, ma anche ingenuo e avventato. Mi ricorda molto com'eri quando ti ho conosciuto. Ecco, in effetti. Il bagatto. Una persona di grande talento e carisma. Un leader. Mi ricorda Johnny. La carta è al contrario. Simboleggia una tendenza alla dipendenza, instabilità mentale. Ok. È decisamente Johnny, appunto. È un grande elemento di disturbo. Le ultime carte riguardano il vostro futuro. Il diavolo. Non hai un altro mazzo per caso? Uno più allegro? Non è uno scherzo, V. Il diavolo rovesciato significa soggiogamento, perdita di controllo, aggressione, male, una lotta per il potere. Qualsiasi cosa tu debba fare, prendilo come un avvertimento. Ok. E per Johnny? La luna. Beh, non mi sembra così male, no? Non lo so, V. La luna è un mistero. Oh... Sa che è arrivato. Sa che è arrivata la Rasaka. Credo che sia per te. Aspetta, è una limousine della Rasaka. Esatto. Ma vi hanno ammazzato Jackie e ora tu lavori per loro. Le alternative erano peggio. Credi che non mi ricordi? Anche a me non piace per niente. Ma le altre opzioni erano peggio. Tradire un amico non si può giustificare. Non hai il diritto di giudicarmi. Però lo sto tradendo. In peggio. Ma Dio mio, Guarda, Elman. È finita la migliore tecnologia della Rasaka. E questa sarebbe la limousine della Rasaka. Ci siamo quasi. Perché non ha ancora chiamato? Chi? Anako. Perspicace, ma non riesco a capire che cosa ci faccia tu qui. Che guasto del relic. A scarrozzare Mr. V. Ehi, vacci piano, ok? Falle un cazzo di graffio e... Cosa credi che sia? Il tuo autista? Non l'ho voluto io. Nemmeno io, in realtà. Quindi sta zitto e guida. Ma guarda qua, villoni. Chevillon questa macchina, guarda che macchina di lusso. Adesso viene il bello. Mamma mia. La limousine della Rasaka. Ma ci saranno delle guardie dopo il posto di blocco. Cerca di essere naturale. O meglio, mantieni la calma e andrà tutto liscio come l'olio. Oddio raga, che auto è? Ah, è tipo quella che abbiamo preso prima. Oddio, ma ci sono auto fantastiche in questo gioco. Buongiorno. Lei mi sembra incazzato. È tutto a posto? No, vaffanculo. Oh, Cristo santo! Sei completamente impazzito! Ma che cazzo, mi guarda due ore senza dirmi niente. Vai avanti. Non ci lasceranno avvicinare a lei. Beh, allora useremo le maniere forti. Che cazzo, non mi voglio unire alla Rasaka, sti cazzi. Tu va a prendere Anako, io penso alla V. Mi arriva. Sono nella camera da letto, nella parte centrale dell'edificio. Anders,
tu prendi la B. Ma prima dobbiamo neutralizzare le quattro guardie. V, sai cosa fare? Certo. Comunque che è in camera da letto. Neutralizzarle. Io blocco le loro comunicazioni. Oh, guarda che bella giacca. Prendi tutto. Minchia, questa non sembra male. Anche se abbiamo in teoria armi più forti. Queste erano le nostre armi. Bene, mamma mia, fammi dare un'occhiata un attimo a queste auto qua. Allora, questo è tipo il Mustang che avevamo prima, giallo. Mentre questa, Dio mio, questa è una signora macchina. Tra l'altro non ha sportelli, tipo tutta stramimetica. Vabbè. Oddio. Proprio così? Ma io per distrarre cosa posso fare? Quella cos'è? Una telecamera? Spegniamo. Ecco, tipo questa qui viene scomodissima da fare, da. Che sta venendo qui. Aspetta, aspetta, che lo mettiamo malissimo. Come fa a vedermi tra i cespugli? Affanculo. Ninjitsu. No, ma sai che ti dico, raga? Ma dai, ma sti cazzi. Spariamo tutti. Ma sì, ma sti gran... sti gran cazzi, non ti preoccupare. Mamma mia, che mira di me, raga. E non posso forzarla. Che tipo, è una granata, non c'aveva... Non l'aveva capito prima che era una granata. Oddio. Questo sembra incazzatissimo. Che però ho fatto. Ecco, il cecchino lì potrebbe scassarmi i coglioni. E tra l'altro non si fa niente. Io ho i guasti a relic. R equipaggia, sembra più forte. Ah, queste sono quelle, le armi smart, raga, che hanno i colpi che seguono. Però sparano tipo raffiche da tre colpi. Ha impianti da combattimento. Tuo padre. Dai, 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 dai. Schiviamo malissimo. Ok, penso siano morti, raga. Io un attimo mi lutto il mondo. Ok, tutto. Là. Guarda cosa stiamo trovando qui. Oddio, cos'è sta roba? Equipaggio. Ah, un fucile smart. Ma tipo un fucile smart, raga. In teoria è OP, perché si ha i colpi che seguono. Di conseguenza tu vai a centrarli tutti. Infatti, vedete quanto danno fa? Che camera da letto. Neutralizza le guardie rimaste. Ma in teoria non ce ne sono più. A meno che io sappia. È morto, è pure tagliato a metà. Allora, adesso qua la domanda è dove minchia è l'ultimo nemico? Perché io sono qua sul tetto. Dato tutte queste cose qui posso berle. Oddio, qua cosa c'è? Quando Slender si attiva aumenta il 15% di danni critici. Attenzione, tipo una mod per il cyberwar. E si può nuotare, non capisco perché, però in alcune zone in mare non ti fa nuotare. Come se tu dall'acqua non ci puoi passare, perché mi è capitato di vedere dei posti così. Però in piscina sì, quindi comunque il nuoto nel gioco c'è. Oh, queste sono comunque piccole, secondo me, cazzate, perché tu mi fai un gioco del genere, tra l'altro pure si può nuotare. Guarda che pezzo di villona che ha la Arasaka. Questa è la casa di Yorinobu, poi, tra l'altro, raga. Però non ho capito ancora dove cazzo è. Qua mi compare ancora che devo neutralizzare la sicurezza, ma io qua non vedo più nessuno. A meno che il mecha che abbiamo visto indietro, può essere. Ah, tra l'altro gli fa un mare di danno sta roba, anche se non so quanto gli stiamo levando. Troppo forte. Minchia, non gli stiamo facendo un cazzo, altro che un po' di danni. C'è il cortocircuito, ecco, qua è il cortocircuito. Sì, non si leva un cazzo. Andiamo col cecchino. Oh, ma il cortocircuito gli ha levato un botto. Ah, ok. Che era un robot comunque, ma va bene comunque. Perfetto, quindi rientriamo nell'edificio, vediamo se troviamo Anako. E speriamo che questo qui sia un finale migliore, anche se già non mi piace, perché così morivamo comunque da eroi. Così già abbiamo un pochino tradito quelle che sono le nostre radici, ci siamo messi proprio con la Arasaka, cioè. Un attimo che vengo da lei. Comunque non ti nego che questa qui, una bella battitina quella. Dovevamo farlo. Ecco perché sono sempre rimasta al di fuori, in disparte, per non dover prendere decisioni del genere. Ma ora... Ora cosa? Ora cosa? Credo oddio, ce l'ha appena scoppiata una guerra.
Una guerra è un po' troppo per noi. Anche se voi Arasaka ve ne intendete. È questo quello che pensi? Sì. Faccio solo due conti. Io, tu e Elman siamo in tre. Anzi, due e mezzo. Ci sarebbe stato anche Oda, se tu non l'avessi. Era lui o me, Anako. Comunque, noi contro la Arasaka e il suo esercito. La vedo dura. Mio fratello non è la Arasaka. Sculetta. Non ancora, almeno. E lo sa bene. È per questo che si circonda di criminali come Adam Smasher. Dovrei sentirmi meglio. La verità è che siamo da soli. Anche mio padre era da solo. E ha costruito un impero. Vabbè, non vantarti, fighe, papà. Dai, faccia di cazzo che non posso spararti. Vieni. Oddio, è scomparso il cadavere davanti agli occhi. E signorina Nako, l'ha visto. Cosa strana è che stia succedendo solo ora. Che vuoi dire? Il tuo sistema nervoso centrale è a pezzi. Presto perderai l'udito e poi la vista. Mi è passata la sete. Quando ci saremo occupati di Yorinobu, penseremo alle tue necessità. Ma speriamo. Speriamo che è veramente così. In ogni caso, raga, io cerco di fare le scelte che avrei fatto se vi fossi io. E io vorrei comunque salvarmi la vita. Non è che avevamo tante alternative. Mi dispiace per come l'abbia presa Misty. Anche se Misty comunque è un personaggio di cui poco mi importa, ma cioè no, non mi interessa. Poi comunque eliminare Yorinobu ed essere a sua volta comunque in buoni rapporti con la Arasaka, è vero anche che ci rende potenti, oppure comunque potremmo sempre colpirla dall'interno. Diverse possono essere prese le cose in diverso modo, ma sicuramente però non era un buon finale. Cioè è un buon finale, sì, però ucciderci, Dio mio, era un po' così. Comunque siamo sopra la Arasaka Tower, io sto morendo malissimo. Certo che se facendo questa scelta io non muoio comunque, raga, preferisco il primo finale. Farla finita subito anziché lavorare con la Arasaka e morire comunque. Cioè, mi sembra ovvio. E poi erano pure tristi, raga, i finali, tipo che Judy, quello che ti diceva. Judy che piangeva lì, che voleva intrombarti. Forse non avrai altre occasioni. Per cosa? Per parlarmi del tuo piano. E se non ne avessi uno? Non fare la finta tonta con me. Tu e Takemura avevate un piano il giorno della parata, ma poco dopo non avevate niente. Il tuo piano era sfumato. Eppure, ora siamo qui. Lo sai perché? Perché a volte bisogna guardare la verità negli occhi. Ma che cazzo fa quello? È quello che ho fatto allora. Le corse delle Olimpiadi. Tu hai uno sguardo molto sincero. E tu hai un culo così davanti al consiglio molto prendibile. Li guardo in faccia. Mamma mia, non fare la sapientona di sto gran cazzo. Avete dei coglioni, dai. Dove stiamo andando? Fare in culo, vedi. Aspetta, questo è l'ufficio di mio padre. Una replica fedele all'originale di Tokyo. Ne ha voluto uno in ogni sede della Arasaka nel mondo. Ogni minimo dettaglio. Ma c'è qualcosa. Agenda. È disposto nella stessa esatta posizione. Lui è fatto così, minuzioso, meticoloso. Era. Come dici, prego? Volevi dire era. Non mi dire che dice. I simboli sono più resilienti di quanto pensi. Ora la domanda è se i leader delle fazioni resteranno leali ai valori della Arasaka e se troveranno il coraggio di ammettere i loro errori. Cazzo. La mia testimonianza non vale un cazzo. Quante probabilità ci sono che lo faccia? Quante probabilità ci sono che lo faccia? Più di quanto pensi. Vieni. Io la vedo male comunque, raga. Vabbè, super porte segrete. Guarda che c'è qua. Ascensori. Ma lui chi cazzo sei tu? Non sei manco cinese, guarda loro. Stiamo giapponese, scendendo. Vabbè, fa lo stesso. Te l'ho detto.
Si può accedere al Mikoshi solo da una stanza nei sotterranei dell'Arasakatawa. Ma quindi tu prima vai in cima all'Arasaka per prendere un ascensore che va sotto la torre? Ho la sensazione che tu non mi stia dicendo tutta la verità. Pure io. Perché non ti sto dicendo tutta la verità. Sono cauta. Pensavo ci fidassimo l'uno dell'altra. La trappola della vita questa. È per questo che sei qui. Anche se prima, poco dopo che mi avete rapita, ho chiesto il suo consiglio. Di che? Di mio padre. Sì, a me ci giocavo le palle che era ancora vivo. Il suo ufficio non è l'unica replica fedele che ha creato. Cosa? Ha creato un se stesso? Con il costrutto, minchia, bravo, hanno fatto il costrutto di Johnny e non il costrutto di Saburo. Perché non ci avevo pensato a una roba del genere? Otosama, conosco io? Omae wa wagasha kara nusumi wa hataraita. Cristo santo. Sarani wa musume no yukai ni katan shi, kondo wa musuko wo homuri saro to shite iru. Porca puttana. Vaffanculo Silverand, ti manda i suoi saluti. Non intendo parlare con te perché sono qui. Potevi avvertirmi, non sono qui per qui. È tutto a posto? Potevi anche avvertirmi. No, non potevo farlo. Perché? Vi. Stai mancando di rispetto. Ma vai a fare il culo, vecchio di me. Ed è così, bastardo. Vi. Silverhand ti manda i suoi saluti. Hanako no yutori da na. Tashika ni tada mono de wa nai. È unico nel suo genere. Ikimashou. Kanojo ga baka na koto shidekasu mai ni. Junbi wa ii zo, Hanako. Ma iniziamo a fare cosa? Vabbè, ma ci siamo traditi, madre. Vieni, possiamo andare. Andiamocene. Vedi, mi porta qui da suo padre, lo mando a fanculo da parte di Johnny. E ce ne stiamo andando, bellissimo. Ma non lo so non se mi aiutano, Resterai con noi? Non ho molta scelta. Perché? Ho qualche cazzo di scelta. Ti prego, calma. Mi calmerò quando sarà tutto finito. Ci aspetta la parte più difficile. Sono i tuoi uomini. Sei giungla. In un certo senso. Ma che cazzo? Cioè? Non so fino a che punto siano fedeli a me o ai miei soldi. Non lo so. Credo che per loro non ci sia differenza. Mi li fotto le flashbang. A mezzi termini. Per questo sono qui. Tieni l'arma a portata di mano e non dire una parola finché non ti chiedo di farlo. Qualsiasi cosa succeda, devi fidarti di me. Comunque Saburo metteva ansia, raga. Elago, no? Ma chi sono tutti questi? Chi è questa persona? Ma questi sono tutti i tipi membri del consiglio dell'Arasaka? Sono in ritardo. Hanako, che cosa ci fai qui? Mio fratello, dove si trova? Ci ha tradito. Ci ha detto di iniziare senza di lui. Quindi, cominceremo senza di lui. Iniziare cosa? La revoca di Yorinobu in qualità di amministratore delegato dell'Arasaka. Ho sentito bene? Che... Beh, io mi metto che per vicino a lei. Facendo? No, Hanako. Credo che tu ci debba una spiegazione. Di? Questo è il tuo posto. Non mi lascio trattare in questo modo. Posso? Ci aspettano tutti. Dai, 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 coglione. Che muovi il culo, potevo dirci, raga, mi tentavo. Questo è un oltraggio. Molte grazie. Yorinobu ha ucciso mio padre, sfruttando la sua morte. Per giustificare i suoi propositi. E voi lo sapevate. Tutti voi. Affascinante. È assurdo! A come parli. Sì, infatti.
Sono solo parole. È tutto quello che hai? Ho un testimone oculare. Siete bevuti le menzogne di Yorinobu come degli idioti. Vi siete bevuti le menzogne di Yorinobu come degli idioti. Conviene essere così docili? Questo spettacolino inizia ad annoiarmi. Qualcuno chiami la sicurezza. Ottima idea. Così possono andare da Yorinobu a chiedergli cosa è successo al Compeki Plaza. Assicuratevi che siano armati. Il vostro capo strangola la gente quando si arrabbia. Certo, è un'accusa grave. Ma niente di più. Se questa testimonianza non basta, forse vi convincerà mio padre. Oh. Ma, minchia, dai, se, cioè, per qua è assurdo, ragazzi, non credo manco a Saburo, dai. Mi sa che ho detto Yasuromi. Arasaka-sama. Akagono yo ni mamma to damasareta ka. Hiyorimi shugi ni hashitta ka. Izure ni seyo. E questo? Credi che ci convinca? È un trucco di magia. Mahetto, omae ga miritekuto no senben senso o yuryou shiteita toki, watashi wa kou itta hazu da. Omae ni wa mitsu no mono ga kakete iru. Jishin, jisei, soshite konjou da. Arasaka-sama, io... È lui! Oji-sama, che cosa comandi? Hanako no shiji ni shitawai. Hanako no hassuru kotoba wa subete watashi no kotoba dozen da. Avete obiezioni? Non è figlio di puttana? Che sta succedendo? Ma... Pare che qualcuno si opponga. Chi ha attivato l'isolamento? Sei stata tu! È una tua idea, Hanako! Chiuderci qui dentro e divorarci a vicenda come topi in gabbia! Sentito? Hai raccattato altra feccia dalle strade? Ti ho fatto... Sono qui! No! Entrate in fuoco! Forza! Ricarico! Ma porca puttana! Attenzione, raga, armati di me! Ricevuto! Madonna puttana! Ok. Che cazzo sei tu, buon uomo? Squadra d'elite. Ha cercato di neutralizzarci. Ma tu guarda, ho ucciso tutti, raga. Tranne alcuni. Non credevo che ecco, sarebbe arrivato. La cavalla è ancora viva. Come ne riparliamo, fai culo. Aspetta, mi sono allontanato per questo. Tutto lutto tutto qua. Vivo, dopo tutto quello che ha fatto. È pur sempre mio fratello. Se gli torci anche solo un capello, il nostro accordo sarà annullato. Hajime-nasai. Fai culo, va. Prendiamo l'ascensore. Diciamo che siamo in una zona ostile. Oddio. Come terrorista. Oddio. Bellissima, raga. La mazza. Oddio. Ehi. Dai. Oddio. Minchia, se le va. Ehi. Culo, è sul riscaldamento. Io dovrei comunque darmi una bella sistematina alle armi, ma la faremo dopo. Allora, quindi noi dobbiamo andare dove? Qui? Qui? Prendi l'ascensore. L'atrio superiore, ok, non c'era scritto un cazzo, ma so che stiamo salendo, quindi è giusto. Guarda la mazza che ha, che usavano loro. Il fucile smart è peccato per i due colpi, perché non è manco male. Comunque speriamo che gli fanno un seguito a Cyberpunk, raga, perché è un gioco veramente che merita. Questo episodio penso sarà il più lungo, non so se ve lo dividerò in due parti. Ci sono un atrio e un ascensore. Attenzione, pare che stiano combattendo su questo piano. Ci penso io. Dai, dai, coglione. Fanculo. Dai, dal cazzo. Troppo forte, ragazzi. C'è poco da fare. E che cazzo, ma esplodi. Minchia, raga, il calo di
calo di FPS che c'è durante i combattimenti, tipo è qualcosa di allucinante. Ok, noi dobbiamo salire in qualche modo. Il problema è come? Ah, ci sono le scale, quindi man mano dobbiamo andare in cima. Devo andare all'ascensore. Sopra, oddio, guarda, sparano pure i civili. Minchia, sono troppo pesante, raga. Madonna. Allora, mi faccio una pulizia dell'inventario un attimo. Ok, raga, ho sistemato le armi. Ci siamo messi l'assalto qua. Ok. Mamma mia. Io per adesso però comunque raccolgo tutto. C'è altra gente qua. Sparano tutti dei piani superiori. Ste cazzo di telecamere, guardali lì. Scassano i coglioni. Fatto fuori. Se non fosse solo per la velocità di ricarica, quest'arma sarebbe quasi perfetta. Anche se gli ho messo un mirino che fa cagare, onestamente. Grande responsabili. 2076. A breve avrai il supporto di un netrunner. Eccoli qua. È ferito. Con le guardie ho risolto. Più avanti c'è una grande stanza. Ma? Gli uomini migliori di mio fratello sono lì. Sai cosa fare? Ma raga, ma non ho fatto un cazzo, sono morti tutti. Puoi perseguire. Ci stavo pure morendo. Ah, vabbè, lei ha parlato di Netrunner. Magari hanno disattivato le torrette, ma tutti i nemici? Ok, andiamo avanti. Ok, raga, penso che ci siamo. La vita facile. Oh, la guardia del corpo di Yorinobu. Adam Smasher. Lo sapevo. Quello che ha ucciso Johnny, raga. No, ma lo sto ammazzando, raga. È troppo forte sta spada. Hai ucciso Oda. Bene. Era inutile. Fanculo. Dove minchia sta andando? Oddio, ma spara dal dietro. Spara dal culo. Sì un... Guarda come si chiama pure. Gli amichetti, bastardo. Dio, ma è lui che ha fatto questo casino. Porca puttana. Sei sminchia. Sminchia sta roba. Oddio, c'abbiamo pure la torretta qua. Cazzo di torrette tolgono tipo un mare di danni. Ok, solo 15 colpi, raga, mi sono rimasti. Fanculo. Che ne dici, Johnny? Questo era per te. Che cazzo. Minchia, raga, dammi quest'arma qui sua. Pure il pompa c'ha lui. Dammi pure questo. E tutto quello che hai. Questa è un'arma tipo, penso, leggendaria. E lui era la guardia del corpo di Yorinobu. Cioè, o Yorinobu è più potente. Minchia, questa era una bestia, raga. E qua mi viene di pensare che io possa avere tipo la scelta, raga, volendo, di comunque ucciderlo. Di conseguenza mi metto contro Hanako e forse uccidere anche lei. Quindi io distruggo l'Arasaka e completo sia proprio tutto quello che hanno fatto a me, le a Jackie. E sia... violenta fine. E sia... cosa? Tu. Ah, John. Ma che cazzo? Dov'è mia sorella? Di quale sorella parli? Quella che... i tuoi uomini hanno quasi ammazzato. Doveva rimanere alla villa. Perché è nudo? E starne fuori. Ho cercato di proteggerla. Sei tu la causa dei rischi che ha corso. Dalla che ora è colpa mia. Tu. Dov'è lei? Sarà qui da un momento all'altro. Intanto ti tengo d'occhio. Quindi non fare scherzi. E cosa potrei fare? Le ho provate tutte. Non resta più nulla. Questa... non ti serve.
Resta solo un proiettile. E non è per te. Guarda. Cosa vedi? Cazzo. Un uomo sconfitto. Uno solo? Io ne vedo milioni. Non Kyoto. Dubai. Parigi. Questa gente aveva un'occasione, ma l'ha perduta. Occasione? Non mi dire occasione che ha sganciato di bombe a caso, no? Di dimenticare la paura. Questo è assurdo. No. Paura. Da quando ne ho memoria, non posso negare che lui sapeva come incutere paura nelle persone. Saburo. Una volta mi ha detto che ciò che ha un valore è solo una bandiera mossa dal vento. E il vento è paura. E poi, sai che ha fatto? Mi ha soffiato in faccia. Ma quella volta si è sbagliato. Con gli altri funzionava. Lo temevano. Perfino ora li hai visti. Idioti terrorizzati da un uomo morto che parla da una scatola. Patetico. Avrei cambiato tutto se non fossi arrivato tu. Mannache, sei marcio dentro. E pensare che una volta eri persino a capo della tua banda. Ma hai lasciato tutto, sogni, ideali, per il potere. Il potere? Sul serio? Il potere? Fai schifo. 50 anni fa i terroristi ridussero in cenere questo posto. Sì, l'ho saputo. E cosa abbiamo ottenuto? Non molto. Niente. Ma ho imparato la lezione. Se piazzare bombe non basta, che altro puoi fare? Diventi tu la bomba. No. Tanako? Oh, ma buongiorno. Tanako. Nisa. Mattei, taso. Sekai ga koku sure tarto kima. Kamarazo omae ga sokko ni iru. Yamete. Hito no mae yo. Ti ringrazio, V. Questo è tutto. Ma come questo? No, non è tutto. Manterrò la mia parte dell'accordo. Andrai con Elman. E tu? Io resterò con mio fratello. Vieni, è ora di pensare al tuo problema. Boh. Non è che proprio mi fidi, ma... Ok, secondo me trombano. Oltre a fratelli. Ma come? Tutti i soldi mi ha trasferito. Ma in che senso? Non ho una lira. Avevo appena guadagnato 100k. Cioè, avevo appena raccimolato 100k per comprarmi la macchina. Questi me li fottono tutte. Ma allora era meglio morire. Siamo in cima. Vediamo cosa succede. Che cazzo è? Johnny? Ce l'ho fatta. Johnny, Hanako ha mantenuto la parola. Se ti guardo, mi viene in mente quando ci siamo conosciuti. Vedo ancora lo stesso mercenario da due soldi. Un ladruncolo con la testa tra le nuvole. Non sei cambiato per niente. Sì che sono cambiato. Puoi smettere di fare lo stronzo per un attimo? Non mi bevo più le tue stronze. Sono cambiato, minchia se sono... Ti sbagli. Quel V non sarebbe mai arrivato fino a questo punto. Non sarebbe sopravvissuto. Dovevo diventare più forte. E l'ho fatto. Forse. Ma quel V non avrebbe mai tradito nessuno.
Aspetta, è questo che pensi? Che ti ho tradito? Peggio, molto peggio. Hai tradito te stesso. Ma che cazzo? Ma dai, ma che stai dicendo? Non hai il diritto di giudicarmi. Ti sbagli. Il biochip non ha fuso solo i nostri ricordi. La linea che separava B da Silverhand, beh, è sparita da tempo. E questo ti dà il diritto di parlarmi così? Anch'io sono B. Mi manca Jackie. Sono incazzato nero con Brigitte. Anch'io ho un peso sulla coscienza. E tu? Tu chi sei? Lo stesso V che è morto in una discarica, il V che ha scelto di sopravvivere. Sono incazzato e triste, credo che sia rimasto altro. Ho fatto quello che dovevo fare, ho vinto. Lo stesso V che è morto. Era davvero lo stesso V che hanno lasciato morire in quella discarica. Non è cambiato niente. E la voglia di combattere? Di ridere in faccia alla morte? Da dove vengono? Le ho sempre avute. Sono fatto così. Davvero? Cioè, come fai a sapere con certezza a chi appartengono quei ricordi? Io e te siamo legati. Siamo un tutt'uno. Quindi se sei qui per dirmi qualcosa... Beh, magari eravamo persone simili anche prima di unirci. Volevo solo parlare come ai vecchi tempi, volevo dirti addio come si deve, da amico. Volevo dirti addio come si deve, Johnny. Da amico. Non credo che sia più possibile. Senti, mi stanno affettando su un tavolo operatorio. I medici della Rasaka stanno estraendo il chip in questo momento. Sapevi che sarebbe finita così? Che sarebbe arrivato il giorno in cui sarei tornato normale, a vivere la mia vita? La normalità è sopravvalutata, se mai esiste. Stanno asportando un pezzo di noi e lascerà un vuoto per sempre. Minchia... Che scelta avevo? Che scelta mi restava? Restare fedele a te stesso? Rispettare un piccolo concetto chiamato lealtà? Se hai paura di finire in un'altra prigione della Rasaka, non temere. Ti cancelleranno. Non capirai mai. La Rasaka non c'entra. E nemmeno la vita e la morte. Allora che cos'è, Johnny? Illuminami! È una questione di principi, Di. Lo è sempre stata. Puoi scambiare la carne con l'acciaio, nasconderti in una BD, quello che vuoi. Ma alla fine sono i tuoi principi che definiscono chi sei veramente. Se ti perdi, ti mostrano la via. Se finisci in pezzi, ti rimettono in sesto. Sono il credo del Rocker Silverhand, i principi che ha seguito nella vita. Sono qualcosa che Johnny ha imparato da V, il vecchio V. Non voglio tirarla per le lunghe. Ci vediamo, Johnny. E grazie. Di tutto. Se non fosse per te, sarei morto da tempo. Più volte. Cazzo, raga, è quasi triste sta roba. Cioè, preferivo... Ricordi cosa ti ha chiesto Dex? Vita tranquilla o finale esplosivo? Ah, vero. Sì, mi ricordo. È un peccato che tu abbia scelto male. Un vero peccato. In questo momento ho scelto vita tranquilla. Inoltre, molte funzioni cerebrali restano dormienti. Gli impulsi neurali sono stati deviati al processore neurale, una misura temporanea. Quando riceverò un resoconto completo? Lo invierò entro la fine della settimana. Ancora congratulazioni per il successo. Arrivederci. Mi sento... vuoto. È come se... mi stessero facendo a pezzi. Porta fuori il paziente. Rimuovere i tumori è stato complesso. Ma la vera sfida è stata l'operazione sull'engramma. Andiamo.
Se la nave di Teseo venisse smontata in tutti... Porta fuori il paziente. Se la nave di Teseo venisse smontata in tutti i suoi componenti e quindi riassemblata... Sono sempre io, vediamo. Oh, Johnny! Ti aspetto. Ma... Ecco. Oddio. NS News ha avuto una notizia sconcertante. Saburo Arasaka è tornato nuovamente in vita, sebbene adesso sia nel corpo di suo figlio. Il direttore era stato dichiarato morto qualche mese fa. Vabbè, quindi, porca puttana, Saburo è nel corpo di cosa? Niente buongiorno, niente ho delle buone notizie per te. Oggi dobbiamo completare una serie di test. Ti prego di non ostacolarli o ritardarli. Esame del lobo parietale. Usa il tuo scanner Kiroshi e leggi il testo che vedi. Dov'è? E fu un vero spettacolo, disse, vedere come un'anima fosse intenta a scegliere la propria vita. Era vedersi compassionevole insieme e meraviglioso e bizzarro. Basta così. Test funzioni cognitive. Risolvi il cubo. Non riesco, manco nella migliore della coscienza. Dove te lo sei messo? Oddio! L'ho visto. Il paziente è pronto per l'esame. A cosa servono questi test? Cosa dovrebbero testare questi test? Avvio calibrazione dispositivo. Rispondi alle parole chiave, non pensare, di solo la prima parola che ti viene in mente. Viaggio. Libertà. Libertà. Casa. Che potrei scegliere Johnny sempre. Non saprei. Nemico. Ribellione. Che volevo fare Arasaka, ho sbagliato. Io. Tradimento. Johnny. Ai tuoi piedi scorgi una tana di roditori. Porca puttana, dei ratti. La macchina ha aperto il terreno morbido. Riesci a vedere dei piccoli topolini ciechi intorno alla madre. La miete trebbia l'ha tagliata in due. Porca puttana. Giacciono perfettamente simmetrici. Una piccola rosetta di roditori. Inizi ad avere l'acquolina in bocca. Ma che cazzo, basta così? Basta così. So ancora camminare. Oggi dobbiamo completare una serie di test. Ti prego di non ostacolarli o ritardarli. Come sto andando? Controlla la respirazione. Accelerare di 3. Ok. Che mamma che sapeva camminare, raga. Ma io sento ancora Johnny. Non puoi restare qui. Dove cazzo vado, Johnny? Perlustra il corridoio. Ma Jackie? Sono Gillian Jordan. Faccio tipo gli incubi. Sono rimasto fortemente sconvolto dalla rivelazione del ritorno di Saburo Arasaka nel corpo del figlio, Yorinobu Arasaka.
Una lettera di protesta contro l'apparente resurrezione è stata firmata da capi religiosi, gruppi per i diritti umani e vertici della compagnia Virtù 100. Questo è un vero abominio, nato dalla sfrenata vanità, dall'arroganza tecnocratica, dal completo collasso morale. La nostra posizione è chiara. Il potere ottenuto da Saburo Arasaka è una violazione delle leggi internazionali. Un arbitrato internazionale è assolutamente necessario. Vogliamo davvero vivere in un mondo in cui i ricchi e i potenti possono diventare immortali? In cui possono continuare a prendere dai poveri non solo i loro beni, ma persino i loro corpi? Non siete dei! Non siete dei! Non siete dei! Non siete dei! Ma si sta scatenando tipo una rivolta. Ma cioè, ragazzi, sta cosa è esagerata. Senza pensarci chiaro. Malattia. Johnny. Ribellione. Johnny. Io. Me. Johnny. Il presente. Un vuoto. Un vuoto. Il futuro. La città. Di nuovo la stessa cosa. E poi perché è blu in faccia? Test conclusi per oggi. Le comunicazioni sono disponibili. Puoi chiamare casa, la Terra. Ah, quindi è veramente una base. In che senso, no? Posso chiamare solo Panam, Victor o Anako? Chiamiamo Panam. Ehi. Wow, è da un casino che non sento questa voce. Perché c'è sta musica così alta? Senti, sono bloccato in un posto di merda. È uno schifo. Non sto capendo cosa sta succedendo. Questa musica qua, raga, altissima. E non mi dice un cazzo. Test funzione cognitiva. Se me lo leva dalle mani un pugno che tira, secondo me. Oddio, si stanno skippando. Johnny! Sto impazzendo. Rispondi a ogni termine con la prima cosa che ti viene in mente. Il prima possibile, capito? Umanità. Johnny! La faccio perché mi fa ridere come Roma. Sto impazzendo, raga, quindi inizio a immedesimarmi. Il più veloce.
giorni. No. No. Test funzione cognitiva. Da giù sbattisse la faccia. Lancia il cubo. Cazzo, no! Basta! Basta, odio questo posto, cazzo! E che due coglioni, sfoga la frustrazione, infatti. Andate a fanculo! Che due coglioni. Non ne posso più! Che cazzo? Cazzo! Te ne assicuro che non me li fanno fare, vai a dormire, oh. È già mattina, davvero. Il sole è sorto su Night City esattamente 2 ore fa. Qualcuno dovrebbe dare una ripulita a questo schifo. Che cosa vuoi? Mi hanno chiesto di parlarti. Ok, allora di cosa devi parlarmi? Temo di avere delle brutte notizie. Ascoltami. La procedura ha avuto successo. Abbiamo rimosso il biochip, ma ha causato dei danni enormi. A livello genetico, ha alterato il tuo DNA. Hai subito danni simili a quelli causati dalle radiazioni. E purtroppo sono letali. Quindi morirò. Quindi mi stai dicendo che morirò. Abbiamo ancora qualche carta da giocare. Opzioni. Che altre opzioni ci sono? Sono già andato sotto i ferri. La corporazione Arasaka ha sconfitto la morte. Ti chiediamo solo di fidarti di noi. Mi sono già fidato di voi. E guarda come sono ridotto. Potresti partecipare al nostro programma sperimentale Assicura la tua anima. Temo che il tuo corpo sia diventato inutile. Devi abbandonarlo. Creeremo un engramma della tua mente e lo conserveremo nel Mikoshi. Conservarlo? Perché non posso avere un corpo nuovo e basta? Dobbiamo ancora risolvere il problema di compatibilità. Non mi pare che abbiate avuto molti problemi con Saburo Arasaka. Tu non hai figli e nemmeno un'intera clinica dedicata esclusivamente a te. Bra, non finirò in prigione. Mettiamo che io accetti e finisca nella prigione d'anime della Arasaka, alla loro mercé. Devo proprio chiedere dov'è l'inghippo. È tutto già scritto in un contratto e garantito. Devi solo firmarlo, se intendi continuare a vivere, ovviamente. Ora, visto che una psiche digitalizzata non è legalmente un individuo, il contratto comporta la rinuncia ai tuoi diritti. Una misura temporanea, ovviamente. Ma no, ma no, che schifo è. Non diventerò proprietà della Arasaka Corporation. I partecipanti attuali al programma sono tutte persone note e influenti. Non abbiamo ancora ricevuto lamentele. E se rifiutassi? Abbiamo radunato i tuoi effetti personali. Uno shuttle ti porterà sulla Terra e morirai prima dell'inverno. Lo so, non è una decisione semplice. Pensaci bene prima di darmi una risposta. Ma no, rifiuto, sti cazzo. Ho preso una decisione. Torno sulla Terra. Torno a casa. Lì morirai. Addio, Anders. La tua proposta fa schifo. Ma offrendomela, mi hai dato qualcosa di meglio. Di cosa stai parlando? Prima, per me la morte era inevitabile. La fine di una vita di merda. Tu l'hai resa accettabile alle mie condizioni. No, 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 raga. Basta, è già troppo quello che ho fatto, sti cazzi. Dovevo... era meglio buttare le pillole, in effetti. Never fade away. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, you're everywhere. Ok.
Ma che figo il nostro personaggio, ragazzi.